Stasera parliamo della correzione cosmetica nel flusso di lavoro di PIX Insight. Quindi cerchiamo di capire che cos'è la correzione cosmetica, quando si applica e soprattutto in che punto del workflow va applicata la correzione cosmetica. Bisogna dire che di fatto poi se usate batch per processing, questa viene applicata al momento giusto. Quindi sostanzialmente la cosa importante di stasera è vedere come si fa a preparare l'icona per il Cosmetic Correction. Quindi vedremo che cos'è la correzione cosmetica, cosa può fare, cosa non può fare, che è altrettanto importante che sapere che cosa può fare, quando va applicata e perché va applicata, e poi vediamo due process che permettono di fare la correzione cosmetica. Uno è il defect map, che è molto semplice, molto immediato, ma praticamente obsoleto, e poi vedremo la vera e propria cosmetic correction, che è quello sicuramente più potente e che è l'unico dei due che può essere utilizzato all'interno di batch per processing. Che cos'è la correzione cosmetica? Allora, qua vedete un bellissimo dark della mia vecchia SBIG, vedete un sacco di hot pixel, vedete delle colonne difettose, alcune a metà, alcune che occupano tutto il frame. Ecco, la correzione cosmetica è la tecnica che permette la rimozione dei difetti puntuali e lineari dall'immagine di sensori digitali. C'è qualcuno con il microfono attivo, mi rientra l'audio. Quindi l'obiettivo della correzione cosmetica è proprio quello di rimuovere questi difetti puntiformi oppure colonne difettose, righe difettose, cose di questo genere. Quindi che cosa è in grado di correggere? Sostanzialmente hot pixel che siano sia ripetibili nel tempo, quindi sempre nella stessa posizione, o anche su base statistica per oscillazioni un po' sopra la media rispetto al solito. E poi le colonne difettose. Questo, per esempio, il vecchio SBIG aveva un sensore interlacciato, quando c'era un pixel caldo particolarmente forte, si trascinava tutta la colonna, come in questo caso, per cui c'era una mezza colonna completamente rovinata. Ecco, Cosmetic Correction permette di correggere questo tipo di problemi. Che cosa non è in grado di correggere? Questo è altrettanto importante, come vi dicevo. Non è in grado di correggere lamp glow. Per correggerlo è necessario avere un dark frame preso con lo stesso tempo e temperatura dei light, altrimenti non lo correggete. Non corregge la polvere, ovviamente, per cui servono i flat field. Non corregge differenze zonali di efficienza quantica, quindi può capitare che un sensore abbia delle zone leggermente più sensibili e delle zone leggermente meno sensibili, e questo non viene corretto con la cosmetic, in questo caso si lavora con il flat field. Non corregge satelliti e aerei e non corregge i raggi cosmici, per i quali è necessario usare la pixel rejection. Quindi basta fare un certo numero di immagini, avere una buona statistica, e a questo punto con la pixel rejection se ne va. E non corregge neanche il rumore a pioggia. Capita spesso quando non si guida, se si ha un drift costante dell'inquadratura, appare il classico rumore a pioggia. Lo può leggermente diminuire, soprattutto sui pixel più vistosi, ma non lo cancella del tutto. L'unico modo per risolvere il problema del rumore a pioggia è fare il dithering tra le pose e quindi muovere a caso il telescopio tra una posa e l'altra in modo tale da, diciamo così, mischiare i pixel sul sensore. Quindi tutte queste cose non vengono risolte dalla Cosmetic Correction.
in quale casi è consigliabile usarlo. Quindi non vi serve sempre cosmetic correction. Se avete tante immagini e se fate un buon dithering, può essere che cosmetic correction non vi serva. Sicuramente è consigliabile usarlo quando la statistica non è sufficiente a garantire una buona pixel rejection, quindi quando avete poche immagini, meno di 10, diciamo. Se ne avete meno di 10, è consigliabile usare cosmetic correction. Poi, quando per qualche ragione non si vuole utilizzare una pixel rejection aggressiva. Ad esempio, supponiamo che sto facendo la ripresa di una cometa che si muove in cielo e voglio fare la ripresa classica della cometa ferma con le stelle strisciate. Se io attivo una rejection aggressiva, mi si cancellano anche le stelle. Se però non faccio la rejection e ho dei pixel caldi, mi rimangono le tracce dei pixel. Quindi lì bisogna giocare sulla forza della rejection. Oppure si corregge con la cosmetic correction, che vi toglie i pixel caldi e quindi potete anche sostanzialmente disabilitare la pixel rejection. Oppure quando non si effettua un dithering sufficiente o quando non lo si effettua del tutto, per cui i pixel caldi rimangono allineati sempre nella stessa posizione e quindi la pixel rejection non è in grado di toglierli. Questo, diciamo, è il caso meno frequente di tutti, perché bene o male tutti facciamo il dithering. In quale punto della fase di pre-processing bisogna inserire la cosmetic correction? Allora, il workflow dovreste conoscerlo tutti, l'abbiamo visto insieme a Roberto quando ci ha fatto quella bellissima serata sul waiting and batch preprocessing, però ripassiamo un attimino quello che è il workflow solito di calibrazione. Si parte dai singoli light che vengono calibrati con il master dark tramite sottrazione. Otteniamo quindi i singoli light calibrati per il dark, al quale viene applicato il master flat per divisione, e si ottengono quindi i light calibrati. Questi light calibrati vengono debayerizzati se a colori, altrimenti si passa al punto successivo che è l'allineamento. Quindi con l'allineamento si ottengono la serie dei light calibrati e allineati, che poi vengono sommati, integrati, per ottenere il master light lineare. Quindi questo è il classico flusso di calibrazione delle immagini. Dov'è che si inserisce la cosmetic correction? La correzione cosmetica si inserisce qua. Quindi sostanzialmente tra i light calibrati e il debayering. Quindi dopo aver calibrato con dark e flat e prima di passare alla fase di debayering, perché la mappa dei difetti che avremo viene eseguita principalmente sul master dark e quindi sull'immagine ancora in bianco e nero. Quindi calibro i light, faccio la correzione cosmetica, debayerizzo e poi continuo con la solita procedura. E questa è la posizione in cui viene eseguita anche quando fate il batch per processing. Vi dicevo, i process che fanno correzione cosmetica sono due. Uno è il defect map, che è piuttosto facile da applicare, richiede un'immagine che si chiama mappa dei difetti, ha diverse opzioni di correzione a seconda del tipo di difetto che volete andare a correggere, però alla fine non è particolarmente flessibile, lo potete applicare ad una serie di immagini solo passando attraverso un image container, quindi un process che vi fa il lavoro in batch, e soprattutto, difetto più importante, non può essere usato in waiting and batch preprocessing, quindi sostanzialmente è diventato quasi una curiosità storica questo process. Ve lo faccio vedere giusto perché secondo me è interessante vederlo, sapere che esiste, sapere come si usa, perché se devo applicarlo ad una sola immagine è anche comodo da usare. La cosa più interessante invece è
sicuramente il process cosmetic correction, che lo vediamo utilizzato bene dal vivo dopo. Richiede un po' di preparazione prima, soprattutto quando si usa la modalità defect list, però ha tre modalità di applicazione, quindi utilizzando un master dark di riferimento che mi dà la posizione dei pixel caldi, usare un autodetect statistico, quindi anche difetti non riproducibili con il master dark vengono corretti, e la cosa più importante, la defect list, che mi permette di correggere in maniera molto semplice, una volta che mi sono preparato la lista dei difetti, anche le eventuali colonne o righe difettose. Quindi, sostanzialmente, è un oggetto molto flessibile, dà la possibilità di fare tante cose, e la cosa più bella, come dicevamo prima, è che è perfettamente integrato nel batch processing, e quindi voi potete crearvi la vostra icona, salvarla e dopodiché tutte le volte che fate un preprocessing riutilizzarla in modo tale da mettere la correzione al punto giusto senza dover fare tutta la procedura manualmente. Quindi lo vediamo in diretta al lavoro. Apriamo un Master Dark. Ok, allora questo è il mio dark, bellissimo, nero, ovviamente è lineare. Faccio uno stretching e vedo che ci sono un bel po' di difetti. Quindi ho parecchi hot pixel e parecchie colonne che mostrano questo problema. Se faccio dithering, non ci sono grossi problemi, vengono cancellate. Con la calibrazione, usando un dark con lo stesso tempo di posa, vengono praticamente cancellati, ma se per caso ho un dark diverso rispetto al mio live e faccio l'ottimizzazione, spesso questi difetti rimangono e me li ritrovo sui light calibrati e quindi dovrò cancellarli con la rejection o meglio col cosmetic correction. Per prima cosa vi faccio vedere quello più semplice, la mappa dei difetti. Allora, il process è molto molto semplice. Defect map. Prende in ingresso solo una mappa dei difetti e poi vi chiede il tipo di operazione da fare con i pixel vicini e che struttura utilizzare. Come si crea la mappa dei difetti? Sostanzialmente la mappa dei difetti è un'immagine bianca che ha dei punti neri o delle righe nere semplicemente dove volete effettuare la correzione. Per farla è molto semplice partendo dai dark. Allora vedete che il mio dark ha un piccolo gradiente. Voi prendete il vostro dark, fate un banalissimo Madonna, ABE per sottrazione, in modo da togliere il gradiente che c'è sotto. E poi delinearizzate il vostro dark usando la screen transfer function. Visto Grand Transformation, io penso che queste siano operazioni che bene o male tutti sappiamo fare. Se avete dubbi, ovviamente chiedete. Quindi faccio uno stretching col nucleare e lo applico semplicemente con l'histogram transformation. Questo perché? Perché mi diventa molto più facile creare la mappa con la maschera. Con il range selection vado a crearmi la mia maschera dei difetti.
Vedete che si vedono le colonne difettose, si vedono gli hot pixel, quindi la calibrate in modo tale che vedete tutto quello che volete correggere. Ok? Eventualmente potete anche zoomare sulle zone che vi interessano per vedere qual è il limite che potete raggiungere. Una cosa di questo genere dovrebbe andare bene. A questo punto, l'unica cosa che dovete fare, vi dicevo, la maschera deve essere bianca con i punti neri nei punti in cui voglio fare la correzione, è invertire la maschera e ottenere quindi quella che è la nostra mappa di correzione. Quindi, vedendola in azione, che cosa succede? Questa range mask la utilizzeremo per la correzione. Apro un'immagine grezza. Che chiaramente ha tutti i difetti del caso. Vado a prendere il mio defect map e gli indico come mappa di correzione la range map. Il bello del defect map è che voi lo potete applicare anche ad un'unica immagine, ad una sola immagine. Cominciamo con le impostazioni di default, poi vi spiego meglio i due campi che ci sono qua sotto. Basta applicarlo e sostanzialmente cancella i difetti. Quindi voi partite con un'immagine che è già più pulita. Vedete però che non li toglie tutti, qualcosina resta. Sono pixel caldi, solitamente non riproducibili, o perché il dark è invecchiato, o perché cambia durante la notte a volte. Quindi Defect Map non è in grado di togliere proprio tutto, però fa un gran lavoro, vedete, su queste colonne. Riuscite a vederlo nonostante la compressione video? Sì. Perfetto. Sì, io vedo benissimo. Vedete che sostanzialmente queste colonne difettose, grazie alla mappa dei difetti, scompaiono. Purtroppo non è sempre facile avere una mappa dei difetti fatta bene, soprattutto quando c'è per esempio un amp glow ingombrante, praticamente mi seleziona tutto l'amp glow, diventa un po' un macello. Questi sono i principali limiti di questa defect map, però in molti casi funziona molto bene. Cosa importantissima, se fate questo lavoro su un'immagine CFA, quindi in matrice di Bayer, non ancora debayerizzato, è importante selezionare questo flag, CFA image, perché? Perché di fatto cosa succede? Prendiamo il caso degli hot pixel. Io qui ho un hot pixel al quale corrisponde un pixel caldo nella mia range mask. Andiamo a vederlo. Beh, qui ce ne sono tanti. Capire qual è questo qui è un po' dura. Però sostanzialmente io qui ho un pallino nero da questa parte. Quello che fa la nostra defect map è prendere questo pixel, andare a leggere tutti quelli intorno con una struttura quadrata e calcolare la mediana e quindi sostituire la mediana a questo punto. Quindi guarda tutti i punti, poi sostituisce il punto e lo cancella. Ok, ma se io lavoro in matrice di Bayer, qui faccio macello, nel senso che se vado a sostituire a questo valore, allora, ok, quello del pixel accanto, vado a mescolare un pixel rosso con un pixel verde, o un pixel verde con un pixel rosso, o un pixel rosso con un pixel blu. Attivando CFA Image sostanzialmente va a prendere due pixel a lato, quindi prende il rosso col rosso, il verde col verde, il blu col blu.
E quindi non andate a rimescolare i canali della vostra matrice di Bayer. Stessa cosa lo ritroveremo poi in Cosmetic Correction. Quindi ricordatevi sempre, se avete matrici di Bayer, attivate questo flag. È estremamente importante. Qui le operazioni che si possono fare sono diverse, vedete, c'è la media, il minimo, il massimo e la mediana. A livello di cosmetic correction di fatto si usa sempre la mediana. Non ho mai capito bene a cosa può servire in questa fase una gaussiana. La struttura, anche questa è abbastanza importante. La struttura square, quadrata, è ottimale per la correzione degli hot pixel. Vedete che vi corregge anche le colonne. Però in alcuni casi, soprattutto se avete delle colonne molto lunghe, può dare qualche problema. Quindi se il vostro obiettivo primario è correggere delle colonne difettose, come struttura dovete prendere orizzontale. Quindi colonna verticale, struttura orizzontale. Orizzontale perché lui va a prendere il pixel a sinistra e il pixel a destra. Vedete che in questo caso corregge anche gli hot pixel. In questo caso particolare non si vede sostanzialmente differenza, ma così è ottimizzato per le colonne difettose. Vi faccio vedere cosa succede se prendo quello verticale. Non corregge correttamente perché va a prendere i valori in posti sbagliati. Circolare va a prendere qualcosa di un po' più ampio. Sinceramente non ho mai capito bene quale sia meglio usare tra circolare e quadrato. Purtroppo non c'è documentazione che spiega bene come è fatto questo kernel. Però sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, la struttura quadrata va più che bene. Se notate dei problemi con le colonne, barra righe, mettete orizzontale o verticale, ma poi siete a posto. E questo è sostanzialmente quello che fa Defect Map, quindi vedete, è abbastanza limitato quello che fa. E è sicuramente più comodo, e lo vedremo adesso, usare il Cosmetic Correction. Quindi passiamo subito, se non ci sono domande, a vedere questo. Allora, l'immagine ce la teniamo perché può essere utile. E il dark ce lo teniamo originale. Ed eccolo qui. Allora, cominciamo a vedere l'interfaccia del process. Qui abbiamo il classico target frames, quindi le immagini al quale applicare la correzione cosmetica nel caso in cui voi lo state facendo manualmente, cioè non lo stiate utilizzando come batch per processing. Se invece il vostro obiettivo è semplicemente creare l'icona da riutilizzare poi in batch per processing, questa parte voi potete anche non compilarla. La parte sotto è la classica output directory, quindi io prendo i miei target, applico la correzione cosmetica, dopodiché vado a salvare in questa directory mettendo un eventuale prefisso o un eventuale postfisso. Questo sta a voi farlo. La cosa importante è questa qua, quella che vi ho segnalato l'altra volta, CFA. Se avete un'immagine a colori e matrice di Bayer, attivate questo in modo tale che al posto di prendere i pixel vicini vada a prenderli a distanza di 2. E questa è la fase di preparazione. Dopodiché avete le tre possibilità di applicazione: Use Master Dark, Use Auto Detect o Use Defect List. Cominciamo con il Master Dark. Voi semplicemente dovete andare a prendere un master dark sul disco eccolo qua da utilizzare come riferimento.
A questo punto vi si attivano Hot Pixel Threshold e la Cold Pixel Threshold. Quindi potete lavorare sia sugli hot pixel che sui cold pixel. Per testare i parametri, basta che attivate la preview. Allora, io ho il mio dark, lo tengo attivo e attivo la real-time preview sul dark. Abilito la correzione degli hot pixel. E poi posso lavorare sulla quantità di pixel che lui va a correggere. Di fatto lui ha un sigma, che è il sigma della gaussiana che descrive la statistica di questa immagine, ma potete banalmente lavorare con la quantità e vedete che pian pianino gli hot pixel spariscono. Solitamente io sto intorno agli 0,2 sigma per trovare i pixel caldi qui. Quindi sto intorno ai 9.000-10.000 pixel. Di più andate a rischiare di togliere troppa roba veramente, roba anche che non è, non son, che non è hot pixel. Stesso discorso per i cold pixel, che non si vedono qui, però comunque ne stiamo togliendo 9.000 dal nostro sensore. Qui ce ne sono veramente pochi, non ne ho. Infatti vedete che il sigma diventa subito bassissimo. Su questo dark non ci sono cold pixel praticamente. In questo modo quindi voi avete impostato già la parte più importante, quindi utilizzare il dark frame come modello per gli hot pixel. L'autodetect funziona in maniera analoga, ma di fatto non usa nessun modello. Ve lo faccio vedere con questo, cioè analizza l'immagine che avete e applica semplicemente un sigma. Quindi lo attiviamo sia per gli hot pixel che per i cold pixel. Sulla nostra immagine qui si vede poco, ma se io abbasso questo valore, si nota poco perché praticamente li abbiamo già corretti con il dark. Facciamo una zoomata. Vedete, attivando e disattivando, gli hot pixel compaiono e scompaiono. Allora, per esperienza, io ho visto che un valore intorno, che è quello di default, intorno ai 3 sigma, è più che sufficiente a correggere tutti i difetti che non vengono già corretti dal Master Dark. Quindi vedete, io attivo sia il Master Dark che l'autodetect, e l'immagine sostanzialmente viene ripulita quasi completamente. Questo se non avete colonne difettose, perché purtroppo in questa maniera, anche se nel dark avete la colonna difettosa non viene corretta. Quindi se avete delle colonne difettose, l'unico modo è usare la defect list. Quindi vedete, l'impostazione di questi due parametri è molto semplice, molto veloce. L'unico che richiede un po' di lavoro è la lista dei difetti. Nella lista dei difetti voi cosa potete inserire? Allora, lavoriamo sul dark come riferimento. Nella lista dei difetti voi potete inserire o dei singoli pixel oppure delle colonne. Ovviamente i singoli pixel non ha molto senso farlo, ha molto più senso inserire i difetti lineari che non vengono corretti né dal Master Dark né dall'autodetect. Ad esempio, come faccio a dirgli di correggere questa colonna?
Allora, noi andiamo a zoomare sulla colonna. Prendiamo un po' l'immagine. E semplicemente vado a cliccare sull'immagine nel punto in cui si trova la colonna. La ingrandite molto e ci cliccate sopra. Allora, attenzione. Mi segna 831. 831 in questo caso non è la colonna, ma la riga. Se io voglio correggere questa colonna qua, dovrò dirgli che voglio la colonna. Ci clicco. Mi dice che la colonna è la 245 e posso fare Add Defect. In questo modo però vi corregge l'intera colonna dall'inizio alla fine. Quindi questo va bene se avete la classica colonna nera o la classica colonna tutta bianca dalla cima alla base del frame. Se invece, come in questo caso, avete delle colonne che iniziano in un certo punto e finiscono alla fine, dovete usare un'altra procedura. Quindi togliamo questo. Attivate Limit e fate questo lavoro. Quindi zoomate bene, andiamo a prendere la nostra colonna, diciamo che la colonna inizia in questo punto, ci clicco e mi dà la posizione della colonna e la posizione della riga 831. Questo dobbiamo memorizzarlo. Dopodiché vado in fondo dove finisce la colonna e clicco di nuovo. Come vedete, qui sono cambiati tutti e due i numeri. Allora a questo punto all'inizio sostituisco l'831. Per cui io gli sto dicendo correggimi la colonna 245. Dalla riga 831 alla riga 1199. In questo caso, se vado a fare la preview, vedete che la colonna compare e scompare se io attivo o disattivo il tutto. Chiaramente questo lo fate una volta sola. Io qui ho parecchie colonne difettose, per cui qual è il trucco? È molto semplice. Una volta che voi vi siete fatti la lista completa dei vostri difetti, è sufficiente fare save e viene salvato un file di testo che contiene la lista completa dei difetti. Io me l'ero fatto. Posso fare load. Carico il file lista dei difetti e quindi qui ho l'elenco delle colonne che davano più fastidio. Io queste le ho trovate un po' guardando il dark, quelle più luminose, e anche una volta fatta la calibrazione, se nel light mi rimanevano dei difetti che davano fastidio. E quindi pian pianino io mi sono creato questa tabella con tutte le colonne difettose e le loro coordinate. Quindi a questo punto noi abbiamo sostanzialmente calibrato il nostro Cosmetic Correction. Io a questo punto il Cosmetic Correction lo voglio utilizzare dentro Batch Preprocessing. Quindi quello che faccio è semplicemente creare l'istanza del processo. Prendo il triangolino blu e trascino il processo sul workspace. Posso anche rinominare, lo chiamo CC Sbig. Una volta che voi avete l'icona, come tutte le icone, la potete salvare in modo da riutilizzarla in futuro. Quindi,
Save Selected Icon. Qui vedete me l'ero già selezionata. La chiamo CCSBIG. E quindi tutte le volte che dovrò fare la correzione cosmetica del mio CCD, potrò aprire l'icona e riutilizzarla senza doverlo rifare da capo. E quindi facciamo la prova. Proviamo a fare un batch preprocessing con e senza correzione cosmetica. Allora, script. Batch processing with batch per processing. Penso che conosciate ormai tutti questo fantastico strumento. Io qui ho la barra che mi sta in mezzo ai piedi. Vabbè. Allora, io ho una serie di light IC342. Purtroppo ho solo 6 frame, anzi facciamo una cosa bella, ne facciamo solo 4 in modo tale da fare più in fretta. E poi ho tutti i file di calibrazione, ovviamente. Ho già i miei master. Quindi ho il mio bias, ho il mio dark da 900, ho il flat rosso e ho i light che però sono da 300. Quindi se vado nel control panel, io trovo che il master bias calibra tutto, il master dark calibra di nuovo tutto, questo flat chiaramente non utilizza il master dark e il master bias perché è un master e quindi è già calibrato, e il nostro light usa il master flat, usa il master dark e usa il master bias. Ma abbiamo un warning chiaramente, perché? Perché il tempo qui non coincide con il tempo del master dark. Questo come lo supero? Lo supero dal momento che non ho un amp glow, non ho problemi a riscalare il dark, utilizzando l'ottimizzazione del master dark. Il CCD è un CCD in bianco e nero, quindi non è un color filter array, quindi non attivo questo. Ciò che mi resta da fare è dire a batch preprocessing che cosa voglio fare. Quindi voglio applicare l'image registration senza Drizzle, applicare l'image integration. Per questo primo giro, vi dicevo, non utilizziamo la cosmetic correction. Così vi faccio vedere la differenza di qualità dell'immagine con e senza la cosmetic. Non faccio il weighting per risparmiare peso e quindi gli do io quella che è l'immagine di riferimento. E come output directory vado qui e faccio una nuova cartella e la chiamo VBPP. Ok, quindi applico la registrazione, applico l'integrazione, tutta la mia catena di calibrazione è perfetta perché ho il master dark, ho il light, il master bias, ottimizzo, ottengo il file calibrato, metto il master flat e ottengo il file finale che poi andrò a integrare. Bene, lancio. Adesso aspettiamo qualche secondo per, un minuto forse, per fare la calibrazione di quei 4 file. Ciao Edoardo, scusa, intanto avrei una Sì, domanda. sì. Sì. In questo momento tu hai messo nel
Cosmetic Correction, il file Master Dark sì. che hai creato perché forse hai una camera con controllo della temperatura e quindi sì. puoi crearti una libreria Sì. di Master Sì. Dark. Se invece con una DSLR Ma uno guarda, dovrebbe ogni volta farsi un Master sì, Dark. però la posizione degli hot pixel non cambia. Quindi tu ti puoi fare un master dark e utilizzare quello. Probabilmente la corrente di buio non sarà la stessa perché le temperature del sensore saranno diverse. Però la posizione degli hot pixel, quelli più invasivi, che tu abbia il sensore a 20 gradi o che tu ce l'abbia a 10, bene o male sono sempre nella, cioè bene o male, sono sempre nella stessa posizione. Per cui tutti quei pixel più invasivi che non cambiano posizione li correggi col Master Dark, anche se si trova ad una temperatura differente. Gli altri li correggi utilizzando l'autodetect. E poi se non hai colonne difettose o righe difettose, difficilmente una DSLR ce li ha, non utilizzi il defect list, cioè non sei obbligato ovviamente a utilizzare tutte e tre le modalità. Io ho utilizzato questo perché avevo delle brutte colonne sul mio vecchio SBIG. Se tu hai un sensore pulito, puoi benissimo utilizzare solo i primi due. Quindi Grazie. vale la pena usare un Master Dark anche vecchio su una DSLR. Ok, allora andiamo a vedere, prego, figurati. Andiamo a vedere il risultato. Allora, già vediamo dalla rejection map che le stelle purtroppo c'era una serata coi veli, per cui si vedono un po' di rejection sulle stelle e poi si vede la rejection, vedete, sulle colonne difettose. Il fatto che ne vedo 4 è perché chiaramente stavo facendo dithering, per cui si spostava. Io faccio sempre con la vecchia camera, facevo tanti pixel di differenza proprio per correggere bene questa colonna difettosa qui. Andiamo a vedere però se è stato corretto bene il light. Apparentemente sembra pulito, ma se andiamo a vedere esattamente nella stessa posizione, si vede che sono rimaste delle righe. Riuscite a vederlo? Sì. Ok. Vedete che non è stato pulito perfettamente perché essendoci poche immagini, la statistica per calcolare la rejection è scarsa e quindi l'efficienza di rejection è scarsa. Queste ombre rimangono e non le togliete in nessun modo. Rifacciamo adesso l'operazione, questo ce le teniamo qua da parte, utilizzando il Cosmetic Correction. Quindi riapro. Ah, ho sbagliato. Sia mai. Allora, avendo attivato Save Frame Groups on Exit, ho mantenuto tutto il gruppo di flat, di dark, di bias e ovviamente i light, ho mantenuto le immagini. L'unica cosa diversa che voglio fare, adesso rimetto la reference, cambio la destinazione. Con la Cosmetic Correction. E vi dicevo, l'unica cosa che voi dovete fare è attivare la Cosmetic Correction e agganciare l'icona che avete creato. Questa è l'unica operazione che voi dovete fare per utilizzare Cosmetic Correction in Buzz Preprocessing. A questo punto
ha mantenuto anche la memoria sulle impostazioni locali che io gli avevo dato. Robby, hai fatto un bel lavoro qua. E posso far partire. Sta già allineando, per cui ha già fatto anche la cosmetic correction. Ok, vado ad aprire l'immagine. Ok, già dalla rejection high vedete che non c'è più la colonna corretta, perché non è più necessario correggerla, è già stata corretta in precedenza da Cosmetic Correction, quindi non c'è più bisogno di fare una rejection lì. Volendo potrei, quando poi faccio le somme manualmente per ottimizzare il rapporto segnale-rumore, potrei abbassare di molto il limite di rejection. Qui sto facendo una rejection abbastanza feroce, visto il numero di pixel che sto scartando. E se andiamo a controllare, confrontare le due immagini, allora vado a beccare la stessa posizione qui e vado a beccare vedete che qui non c'è più traccia della colonna difettosa. Facciamo così, un po' meno ingrandito, così. Oddio, a questo livello di zoom si nota, sul mio si nota appena appena, perché so che c'è. Qui però è veramente pulito. Questo è un caso in cui comunque la pixel rejection l'abbiamo potuta utilizzare. Potrebbe anche esserci il caso in cui voi la pixel rejection non la volete usare, come vi dicevo prima, per le comete, se volete mantenere le tracce stellari. Possiamo anche fare un esperimento, non ho fatto la prova ieri, ma potremmo provare a sommare le quattro immagini senza rejection. Dove è finito? Vado a prendere quelle registrate. Faccio solo una normalizzazione additiva e non faccio nessun tipo di rejection, quindi le sommo nude e crude. Quindi questa è quella con la cosmetic correction. Lasciamo un po' di suspense, vado a prendere quelle senza la cosmetic correction. E faccio la stessa cosa e poi vediamo la differenza tra le due. Ok. Guardate la differenza, questa è già un'immagine senza rejection, già molto buona. Tenete presente che sono quattro pose da 5 minuti, quindi è veramente poca roba.
qui vedo un sacco di hot pixel. L'ho usata come maschera, scusate. E qui gli hot pixel non ci sono. Vedete questi? Che tra l'altro hanno anche una brutta forma, perché oltre ad essere hot pixel, facendo l'allineamento con l'interpolazione dei pixel, non diventano più singoli pixel, ma diventano coppie, diventano cerchietti neri e roba del genere. Qui, avendo fatto invece la correzione cosmetica prima, l'immagine è decisamente più pulita, anche senza fare rejection. Quindi sicuramente, se avete un buon sensore, questo process vi serve molto meno, e soprattutto se fate tanti scatti. Ma comunque potete, anche con un buon sensore, con pochi pixel e con tanti scatti, potete comunque abbassare il livello di rejection e quindi ottenere immagini sicuramente migliori. Ok, questo è sostanzialmente quello che volevo farvi vedere in questo webinar, per cui se ci sono domande sono qui, e direi che per stasera questa parte è finita. Ovviamente poi ci sono tutte le domande. Ma anzitutto lasciami dire che invidio il tuo tempismo. Perché? È perché hai detto un'ora e ma è un'ora poco, a differenza mia. Vabbè, dai. Quando dissi io un'ora. Sì, tu, l'ultima volta che avevi detto un'ora sono state tre, ma ecco, vabbè, esatto. Dai, non è tanta la differenza. Ok, interrompo la condivisione. Ecco, quindi io avevo visto per esempio immagini di asteroidi allineati sull'asteroide con le tracce stellari che avevano tutti i pixel caldi che andavano su e giù, questo è brutto da vedere. Immagini di comete in cui si vuole fare la foto classica con la strisciata stellare con gli hot pixel che vanno a spasso. Ecco, la soluzione a questo problema è proprio il cosmetic correction. Chiaro che se faccio 50 scatti con il dithering me la cavo benissimo anche semplicemente con la pixel rejection. Però è uno sforzo tutto sommato molto piccolo che però vi dà un vantaggio notevole, quello di magari alzare di un punto la pixel rejection rispetto a quello che fareste per rimuovere i pixel caldi. Chiedo, scusa un attimo, per sì, un chiarimento sull'uso del CFA. Sì. Praticamente quando faccio la somma, quindi tutta la fase di allineamento iniziale, avendo un sensore a colori, devo usare sempre il CFA da subito o c'è una regola per usarlo? Allora, se tu hai immagine CFA e sul process che stai usando c'è l'opzione, sicuramente lo devi attivare. Ad esempio, nella somma dei dark chiaramente non serve, perché tu i dark li sommi senza fare il debayer. Sul flat non servirebbe, perché la divisione la fai prima di fare il debayer, però nell'ultima versione di PixInsight hanno attivato la pesatura diversa per i tre canali RGB, per cui anche se formalmente non ti serve, ve lo faccio vedere magari per chi se lo fosse perso. Condivido lo schermo. Allora, come si faceva? Così. Se vado in Image Integration, in Image Calibration, vedete che c'è questo flag, Enable CFA, con tanto di pattern. In realtà questo formalmente non serve, perché quando voi fate la calibrazione non viene fatto il debayer dell'immagine. La calibrazione viene fatta sull'immagine non debayerizzata. Però
abilitare il CFA mi dà la possibilità di utilizzare degli scaling factor diversi per ogni canale. E questo che cosa serve? Sapete che se io su un'immagine a colori, su una camera a colori, utilizzo un flat colorato, quindi tipicamente faccio i flat sul cielo, che è azzurrino, o faccio i flat con una flat box che non è perfettamente neutra, questo mi introduceva una forte dominante cromatica sull'immagine finale, perché utilizzava la stessa normalizzazione sui tre canali. Classicone era: prendo l'immagine, ha un colore decente, la calibro e ha una tonalità rossa mostruosa, che facevo addirittura fatica a calibrare dal punto di vista cromatico. Ecco, questo flag serve proprio a evitare questa situazione. Ricalibrando i singoli canali RGB di un'immagine CFA, sostanzialmente mantiene il bilanciamento cromatico che aveva in origine, che solitamente è quel bel verdino inquinamento luminoso, ma se avete un buon cielo partite già con una gamma cromatica che è molto più vicina a quella finale rispetto a una dominante introdotta semplicemente dall'uso della flatbox. Quindi in questo caso qui lo attivo. Sicuramente se usi batch per processing lo devi attivare, perché batch per processing deve sapere se l'immagine è un'immagine CFA o se l'immagine è un'immagine in bianco e nero, altrimenti ti fa o non ti fa il debugger sbagliando sostanzialmente, cioè tu se non fai il debugger dell'immagine ottieni un'immagine in bianco e nero anche se la camera è a colore. Ok, Quindi ti direi quando ringrazio. hai l'opzione attivala, diciamo è obbligatorio averlo nel momento in cui fai il debugger, quello chiaramente sì. Ottimo, grazie. Edoardo, c'è una Quindi, domanda in chat. sì? Stefano, che non ha il microfono, Ok. chiede: volevo sapere se aveva senso usare la defect map solo per correggere le colonne e le righe e il resto con cosmetic correction. No, secondo me no. Sì, si può fare, ma secondo me non ha molto senso perché cosmetic correction ti fa anche la correzione delle colonne e delle righe. Quindi, tu per usare la defect map devi crearti la mappa dei difetti, quindi delle colonne e delle righe, ti devi fare un'immagine bianca con le righe e le colonne nere, e a quel punto ti fai la defect list con cosmetic correction, così con un unico process fai tutto quanto. Tecnicamente è possibile e non è sbagliato, però secondo me è una cosa inutile. Perfetto. Edo, io avrei una curiosità. Sì, Quando abbiamo in mi mano. fai sempre paura quando tu c'hai la No. curiosità. No, no, in realtà pensavo a quando si hanno immagini molto sottocampionate in cui le stelle arrivano al limite di essere grandi quanto un pixel. Cioè, quando siamo su quelle soglie, è rischioso usarlo? Rischiamo di cancellare le stelle? Cioè, come. Allora, Non se è so. molto molto sottocampionato e usi l'autodetect, secondo me sì, c'è questo rischio. C'è da dire che per quanto siano sottocampionate, hai sempre l'aloncino intorno, cioè non è mai il pixel secco. Però teoricamente c'è questo rischio che una stella venga confusa per un pixel caldo. Per cui in quel caso lì usi il dark come riferimento, e a quel punto il dark ti rimuove solo i pixel che ci sono nel dark, che sicuramente non sono stelle, e disabiliti l'autodetect perché potrebbe portarti via delle stelle. Certo. Scusa, una domanda io. Se con una fotocamera a colori io faccio i light, i flat, tutto quanto in RGB, non CFA. Dunque non devo applicare CFA. Tutte queste operazioni dei pixel vicini funzionano o non No, funzionano? Vedo una schifezza. non ho capito come fai a fare l'immagine a colori direttamente. Nel senso, tu E fai hai il possibilità for. di fare RAW o RGB anche con la 294.
con la RAW non devo più, se faccio RGB non devo Ah, cioè applicare CF ti butta da fuori un pick fuori. designer? No, è una pratica assurda, Da evitare, assurda. assolutamente sì, Sì. cioè tu tira fuori il RAW perché non ha senso, cioè tu perdi di fatto creando l'RGB, perdi dell'informazione perché prima ancora di scrivere l'immagine sul disco viene fatta la debaierizzazione che è comunque una perdita di E fra informazione. l'altro viene anche 3 volte più grande, ho visto. Eh sì, 20. perché di fatto tu triplichi i canali, per forza, perché tu l'immagine in bianco e nero è un 16 bit per pixel, Sì. invece un'immagine a colori è 3 volte 16 bit per pixel, e quindi ti viene Sì, il ho triplo, capito. ovviamente. È una cosa che non saprei A neanche cosa come si serve allora? risolve, non ne ho Cosa idea. servirebbe? Visto che c'è la possibilità, però cosa serve? Non A si sa. quelli che vogliono l'immagine già a colori in partenza, però sinceramente non vedo un uso comodo di questa cosa. Nel senso, dal mio punto di vista, per come vedo io la fotografia astronomica, tu non puoi partire con un'immagine che ha già perso Sì. dell'informazione, Fra perché. l'altro, io ho provato a fare un'integrazione con lo script dopo aver visto l'altro webinar di un Sì. campo stellare, le procione, le stelle attorno. Ho fatto in tutti e due i modi e Sì. ho visto che comunque con in modalità RAW effettivamente è venuta comunque meglio, specialmente a bassa esposizione. Ad alta esposizione, ho fatto vari tempi di esposizione, a bassa esposizione è venuta molto peggio a colori. Il Quella a risultato è colori, ah giusto, sì. beh, certo. Sì. Sì, Forse potrebbe dimmi. servire per l'assisted astronomy per avere il live in Ah, per avere automatico. il live a colori, tipo se faccio una serata col pubblico e voglio avere Esatto. il live a colori, sì, così Visto sì. che sta andando molto di moda adesso, potrebbe avere Ci un può senso, essere. però. Se fai fotografia Sì. astronomica Anche a livello classica. anche planetario, la stessa cosa, sempre meglio RAW. Sì, perché allora sul planetario ho pochissima esperienza, conosco poco anche i software di acquisizione. Però proprio questa è una questione, è una linea di principio. Fare debugger vuol dire perdere informazioni. Nel senso, Sì. tu hai dei software che ti fanno il debugger, per cui dal bianco e nero passi al colore. Il contrario non esiste, per cui tu stai perdendo già dell'informazione o ottieni dei file più grossi. Per cui, secondo me, l'unica applicazione di quella storia lì è come diceva Nicola, eri vero che lo dicevi. Live. È per il live astronomy, cioè, oppure fai lo stacking in diretta e quindi vuoi vedere già il colore pronto e finito. In quel caso lì, sì, secondo me ha un Ho senso. capito, grazie. Dal mio parere, nessun altro senso. Però è ovviamente Ok, questione di pareri. grazie. Figurati. Buon. Se non ci sono altre domande, direi che possiamo, no, andare a dormire presto. Però possiamo chiudere qua. Le altre volte andavamo a dormire. Ci sono troppe nuvole in cielo. Eh sì, Uscire. stasera è brutto. È Qua limpido, poco. ma troppo, molto limpido il No, cielo, ma con tante nuvole. qui ha nevicato poco sopra casa mia, cioè vedevo la neve, per cui Io l'ho vista sul ed è balcone, brutto. L'hai vista sul balcone la direttamente. Sì. neve? Vabbè, mi ha Edo, Edo, ti aspetto Sì. su Sì, Elite allora. adesso accendo. No, ho un po' di sonno arretrato, mi sa che faccio che vado a dormire stasera. Ma tu giochi, Oscar? Boh, vediamo adesso perché io sono Ok, stanchissimo oggi, sinceramente. È stata una dai, settimana devastante. ci troviamo tutti su Elite. Scusa, Edo, mi viene in mente un'altra cosa, Dimmi. che non mi ero dimenticato di chiederti. L'utilizzo del Master Dask nel Cosmetic Correction. Io lo uso, cioè non lo uso mai. Quanta differenza c'è tra usarlo e non usarlo? Sai che non lo so, non ho mai fatto prove specifiche. L'autodetect fa tanto, nel senso l'autodetect toglie anche quelli sostanzialmente che toglierebbe il Master Dark. Per cui tutto sommato, se non hai quel problema delle stelle molto sottocampionate, potrebbe addirittura essere in più sostanzialmente, in effetti.
Sì, perché effettivamente io non ho mai visto l'esigenza di provare ad usarlo perché più o meno esteticamente mi sono sempre spariti senza cominciare ad andare a intaccare altre aree che non fossero Certo. palesemente hot pixel. Sì, Ecco, però in effetti hai ragione, nel senso, non ho mai provato. anch'io non ho mai fatto prove, tanto visto il tempo che ci mette a fare la cosmetic correction, io ho sempre attivato tutto, forse per un eccesso di zelo, e non mi sono mai posto il problema, o meglio, sì, sapevo che probabilmente l'autodetect avrebbe fatto lo stesso un buon lavoro, ma comunque attivavo tutto. Però in effetti hai ragione. Bene. Buona serata a tutti allora. Grazie di Grazie. essere intervenuti anche stasera. Grazie a te. E adesso penseremo un altro argomento e poi tra un po' ci sentiamo. Ciao.